Bentornati qui con questo nuovo episodio, primo di Colosseo degli Eroi, sempre con Xenoverse. E vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Beh, più che riusciamo, ho già un bel po' di ur almeno. Sì, no, 13, 14, vabbè, l'altra l'avevo già unita. Quindi ne ho 14 forse. Quindi tengo pure Gogeta, che lo vedrete adesso. Prima però, se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti. Sostieni questa serie con un bel like. Condividi con un amico che gioca a Xenoverse. O con un tuo YouTuber preferito. Non... Beh. Beh, lasciamo vedere YouTuber, beh. Tanto l'avete già visto e stravisto. E iniziamo la solita lite tra i due fratelli, i gemelli, credo. Beh, non si sa che se sono gemelli o no. Beh, il condimento, vabbè, sempre se litiga col cibo. Chi sia il migliore, chi no. Beh, ti sbagli, tocca. Le solite discussioni. Si sbaglia il tocco finale di un... Ma come? Come si fa a litigare per un cibo? Per un condimento? Oh mamma. Mamma mia, quante... Quando se la prendono entrambi? Ok. Se la prese prima lui e poi la Ciampa. Bills e Ciampa. Smettere di contare quante volte dico l'idiota, cretino. Quanta lagne. Che dite di fermare questi due, eh? Vado, Ciampa, almeno date un bel sganascione alla rete, eh? Wow. Sì, magari voleste venire alle mani. No, distruggerete entrambi gli universi, eh. Alla, ai, che male, finalmente, questi due mi piacciono proprio assai. E brava Varios. Vabbè, Varios è molto più riflessivo rispetto a Ciampa. Ciampa è sempre, ragiona con lo stomaco, figurato. Dai, e iniziamo. Peccato che non c'è sta nemmeno l'hanno messo l'audio, la voce. Beh, peccato. Ma comunque, continuiamo. Oh, sì, sono veramente impossibili questi due. Beh, chissà che avrà in mente Whis. Se questi quindi sono questi due. E queste bambolette che sono? Ah, già. Beh, non... Perché dovrei proprio far su? Accetta per forza. Beh, comunque spero di... No, io rifiuto. No. Azza ancora. Ma di questo rifiutare un regalo. No, dai. Rifiuto, mi spiace. Altrimenti cosa? Me lo dai a forza? No, per niente. Ma come? Rifiuto. È vietato rifiutare perché... Wow, rifiuto. Vabbè, questa me la paga. Vabbè, io tra un po' mi sono stufato di rifiutare, quindi accetto. Ma dopo gliela faccio pagare. Gliela faccio pagare. Ve lo dico, gliela faccio pagare. Chi se ne frega, gliela faccio pagare. Mi sa che
Lui sarà molto più esperto di me alle miniature. Sono sicuro che sarà esperto. Chissà quante ore ci avrà questo. Wow. A pure di parlare mi sta venendo fiatone. Wow. Vabbè, andiamo. Tanto. Serve che mi devo addestrare qua. Ah. Vabbè, Trunks è forse anche con le miniature degli eroi del Colosseo? Beh. Ed eccomi qui. Ho dovuto cambiare un po' di cosucce perché ho dimenticato di salvare almeno. No, o forse l'ho trascritto con il salvataggio, infatti. Quindi. Mi dispiace per. Di avere un po' calcato la mano nelle miniature, perché anche se quel tipo poteva anche non accettare, beh, ma mi ha fatto proprio incazzare, quindi. Incavolare davvero. Tutte le volte che hanno rifiutato mi hanno fatto uscire peggio di me. Ah, te stesso, spirito te stesso, mi sa che sei più forte di lui, eh. Vediamo un po', dai, un livello, un livello? Sì. Beh, io almeno nell'altro sono arrivato a livello 43. E quindi vedrete un bel po' di cosucce qua, che già ho fatto un po' di cambi. Ho fatto crescere la mia miniatura proprio preferita, se non so. Sì, è proprio Gogeta, sì. Quello che ricordo è Gogeta che l'ho fatta crescere. Ho però evolvere pure It in una UR. Ed ecco Goku ultra istinto. Ma mi sa che non riuscirò a finirlo in 2 turni questo. Forse in 3. 2 turni non ci riuscirò. Vabbè, chissà dove lo mettiamo questo. Forse Hit, sì, mettiamo Hit. Bene. Dai, iniziamo. Sì, sempre tutorial all'inizio. La sfera Genkidama. Dai. Ah, però sempre istruzioni. Dai. Vediamo se riesco a farli fuori in un colpo solo. Ma non credo. Vabbè. Dai. No, non ci credo. Ma come? È rimasta una vita. Un punto di vita. Un punto di vita. Aia, questa è cattiveria pura. Si dice che fa di cattiveria, eh. Infatti avete visto che i miniatori sono un bel botto più in là di livello. Con questo tempo sono un po' di da cadere. No, dai. Ma quanta vita ri gli rimarrà? Questo è quello che mi chiedo. Sono 6.000. Se attacco solamente il nostro Goten, che dove fa? Dai, io ho lasciato aperto uno spazio, uno spiraglio per almeno. Dai,
aspirare da sbruffone, guarda un po'. Dai. Dai, non mi dire che non gli faccio, non gli tolgo tutta la vita. Dai, questo non. Se questo. Mamma mia, mo sto bestemmiando. Sto bestemmiando quando voglio stare sto video. Alla faccia. Attacco zero. Dai, non posso mica finire così. Infatti, sarebbe assurdo. Anche se è un tutorial. Zero. Non gli ho fatto niente. 1, 2, 3, 4. Va bene, zero, non ne ha già fatto niente. Wow. Ehi. Un pochino sta ancora lo sento. Dai, dai, dai. Aia. Questo l'ho sentito un po'. Dai, vabbè, al terzo turno finalmente, al terzo turno possiamo concludere il nostro assedio. Attacco forse. Ah, finalmente, dai, dai, andiamo, andiamo. Cosa dovrei fare con Gogeta? Beh, ecco Gogeta, la Ur di Gogeta. Ve lo dico, la Ur di Gogeta lo. Allora, SR e ora regola. UR, che l'ho fatta crescere, salire al massimo di livello e poi ho spezzato il limite. Vabbè. Dai, non potevo mica umiliarlo in velocità. È dopo che andrà così, eh. Dai, 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 dai. Fatemi fa fuori questi. Ah, finalmente! Dai, dai così! Finalmente! Non è che era il quinto turno lo faccio fuori, no! Purtroppo no! Che botta! Sì, questa mossa è Red Gogeta. Castigatore di anime. Vabbè, è vero. Sorpreso, davvero è entusiasta persino. Non lo smuove nessuno, è proprio entusiasta. Eh no, Trunks, questa me la paghi, eh. Ho dovuto affrontarli per forza. Accetta quella statuina. Beh, e ora il turno di Trunks. Beh, pazienza. Mi sa che Trunks ha perso contro il piccolo Trunks. Ups. O forse ha fatto vincere, non saprei. Dai. Finalmente un po' di duro, dura lotta. Sto dormendo. Vabbè, ebbene sì, Frank, questa volta non te la cavi, eh. Sono fissato con questi, sono davvero fissato, ragazzi. Mettiamo. No, proprio di là, sì. Dai, che dite? Iniziamo? Questa volta non rimarrà. Riesco a buttarlo giù al mio definitivamente. Beh. Dai. E questa cosa. Allora, ora vediamo un po' di botte da. Dai.
Però non male. Questo il ruto del fisco ce l'ho, ma l'ho preso con una capsula garantita, ur garantita. E più il prossimo episodio lo potete trovare direttamente nella playlist sul mio canale. E mi è uscito pure capsula singola, c'era solo una miniatura all'interno ed è uscito Goku Ultra Istinto. Beh, e quei due li ho fusi insieme. Per aumentare almeno la vita o la difesa, beh, quello dovrei aumentare. Combattiamo questa formazione, chi se ne frega. Tanto ormai ha perso Trunks, mi spiace. Allora io questo sto proprio esagerando. Vabbè. Dai, dai. Quindi, se questo episodio vi piace, condividete con un amico che gioca a Xenoverse. Culo Trunks, mi piace. Ha 2.000 di vita, Majin Buu. Ah. Che sarebbe successo se davvero C17 avesse ucciso Majin Buu all'epoca? E Zeta, sicuramente. Nuova storia aggiunta. Bene, ricompense, sì. E direi che con questo è tutto. Vabbè, io ci penserò, anche se ha fatto giocare a forza questo Trunks. No, Trunks, io ci penso, eh. Beh, direi che con questo potremmo concludere qui. Aspetta, beh, Trunks dovrà pure allenare qui. E ormai è finita. Lasciate un commento qui sotto al video, commentate, condividete e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo alla prossima. Beh, io ci penso. Ciao. Ci penso. E con questo vi saluto. Ciao.